Pagliacce e pagliacce, qua è il vostro nome Gozzo e ben ritrovati sul mio canale. 10 diane a bomba spettacolare con Ronaldo Junior, dato che tutti di voi, cioè tutti, praticamente ognuno di voi mi ha chiesto, ragazzi, la seconda parte del video di Ronaldo Junior contro Momo, e io, ragazzi, ve l'ho portata senza indugi. Questa volta però in collaborazione con Cristiano Ronaldo. Già, voi state chiedendo che cosa c'entra Ronaldo nelle cose di Ronaldo Junior e come ci si trova in mezzo. Lo scoprirete guardando il video, ragazzi, perché anche lui si troverà adesso nei guai facendo il credulone, il miscredente come Ronaldo Junior. Ragazzi, attenzione, anche il nostro Ronaldo, il nostro calciatore numero uno, avrà dei problemi. Quindi sarà un video molto epico, che è stato anche richiesto in tantissimo da voi. Quindi mi raccomando, guardate il video fino alla fine, lasciate un bel pollice in su per il supporto, iscrivetevi al canale così potete attivare la campanella di notifiche e non perdere i prossimi video. E tra l'altro, alla fine del video saluto gli ultimi 5 di voi che mi hanno mandato le notifiche su Instagram. Quindi lo trovate qui, basta che cercate @ArealAnthony, mi venite a seguire e avete fatto, ragazzi, potrete essere salutati in tutti i prossimi video. Quindi mi raccomando, che è importante, ricordatevi. Benvenuti in questo nuovo video, qui è Ronaldo Junior, qua è Megozzo, partiamo a bomba. E se ben ricordate, il primo episodio, insomma la prima parte del video, era finita esattamente così, con Ronaldo Junior fuori qui alle 3 di notte, che si era praticamente svegliato perché aveva avuto l'incubo, insomma quello che era, e si è trovato, insomma, qui con un telefono in mano e con una figura alle sue spalle, tutto che rassicurante, tranne tutto... anzi, diciamo, totalmente negativa. Però, come possiamo vedere, la figura alle nostre spalle è cambiata. Infatti, oh, vediamo che sta succedendo. Oh, che succede? Ciao papà, dimmi che è successo. Allora, ragazzi, faccio il quadro della situazione. Cristiano sta dicendo a Ronaldo Junior che abbiamo fatto un casino assurdo, abbiamo svegliato me e la mamma, e quindi Ronaldo, preoccupato, ha detto che è venuto a vedere che cosa stesse succedendo. No papà, niente, guarda, ti faccio vedere, ho avuto un... niente, ti spiego, ho avuto un messaggio, c'è, cioè una cosa, no, che dicono che se tu mandi il messaggio a un certo numero prendono e dicono che ti vengono a prendere, ti uccidono e spariscono. A quanto pare papà sembra essere molto interessato, dice che sono tutte cavolate e fandonie, dice che lo vuole fare anche lui perché per dimostrarci che non è... Cosa? No, non lo fare. No, invece ha detto che lo farà perché dice che sono cavolate, almeno così andiamo a letto e dice che non rompiamo più le balle. In effetti c'ha ragione, fare bordello alle 3 di notte non è il massimo, ragazzi. Papà, non farlo, ti prego, non farlo, non, no, papà, non farlo, ti scongelo, per favore. Ok, ragazzi, ho tentato in prosa e musica dire a Ronaldo di non fare questa cosa, tant'è che papà, mentre lo sta facendo, sta continuando a dire che queste sono leggende, sono cavolate. Papà, non farlo, guarda che io, e lo sapete benissimo, abbiamo rischiato la morte, non so se era un sogno, non mi ricordo, però... nell'ultimo episodio noi abbiamo visto veramente la nostra figura alle spalle, la figura di Momo. E ragazzi, forse Cristiano Ronaldo non ha la minima idea del guaio in cui si sta cacciando e la minima idea di quello che gli potrà succedere. Sto dicendo che non dobbiamo disturbare durante la notte. Ma papà, guarda che non l'ho fatto apposta, guarda, ma tu... Forse, ragazzi, Ronaldo non ha capito, non dovevi mandare quel messaggio, porca miseria. Niente, lui non ne vuole sapere, dice che dobbiamo fare... cioè, dobbiamo stare in silenzio. Capisco che è notte, tutti dormono, però... cioè, ragazzi, è assurdo, non ci credo. Ronaldo Junior si sono fatte le 4 di notte e sta dietro ancora a queste cavolate leggende che segue lui insieme ai suoi amici. Poi che modo è di dormire quello buttato lì alla punta del letto, me lo dovrà spiegare. Vabbè, comunque non capisco sinceramente perché deve stare dietro a ste cose. Se vuole ci può stare, ma basta che non mi svegli la notte, perché io ho da fare il giorno dopo con gli allenamenti, con la Juventus e tutto il resto. Quindi a volte mi viene veramente a nausea questa situazione. Vabbè, torniamo a dormire, che forse è meglio, anche perché c'è Giorgina che ci aspetta nel letto, perché stavamo dormendo belli tranquilli in pace. E poi sento Ronaldo Junior che fa casino. Ragazzi, volete sapere una cosa? Più va, più sono contento di stare con questa donna, perché ci piace veramente tantissimo. Ma ho chiuso la porta? Sì, ho chiuso la porta, sì, penso di sì. Beh, insomma, ragazzi, in ogni caso forse è meglio dormire, dare la buonanotte a Giorgina e andare a, seriamente a dormire, andare nella fase REM, rimanerci così dormiamo tante ore spudoratamente insieme. Quindi Giorgina! Oh mio Cristo, che cazzo! Oh, che mio Dio! Oh, scappa! Oddio! Oh, che sta succedendo? Oddio, ragazzi,
ragazzi, che diavolo era? Oh mio Dio, Ronaldo Junior! Ronaldo Junior, figliolo! Figliolo! Ok ragazzi, attenzione, perché Cristiano sta parlando con Ronaldo Junior. Cristiano sta dicendo a Ronaldo Junior che come si è messo a letto ha visto una specie di mostro. E Ronaldo Junior, giustamente ragazzi, come gli avevamo detto, sta dicendo: vedi papà, avevamo ragione, adesso siamo fottuti, sia io che lui. E Ronaldo sta dando la colpa, non sa che dire. Oddio ragazzi, una cosa è sicura: voi due vi siete messi nei guai mandando quel messaggio a Momo, perché adesso sia Cristiano che Ronaldo Junior vedono Momo. Oddio, non mi dire che c'ho dietro. C'è altro che aspettare domani e andare a parlare con gli amici di Ronaldo Junior per cercare una soluzione, anche perché Ronaldo Junior gliel'aveva detto a suo padre che di non farlo. Cristiano, mannaggia a te, mannaggia. Poi vede Momo al posto del portiere, la porta in cui segnare, e non segna più. Ecco, lo sapevo. Ok ragazzi, sono seriamente preoccupato per Cristiano Ronaldo, perché Giorgina ci sta chiedendo perché abbiamo passato la notte fuori qui da soli. Qui la situazione sta facendo veramente schifo. Il tempo, come vedete, promette veramente segnali positivi nella giornata di oggi. Bellissimo, devo dire. Non c'è un raggio di sole che entra nella città. Forse è meglio andare a mangiare, prepararsi e uscire di casa, perché questa situazione va risolta. Ragazzi, oddio, sono caduto in piscina! No! Oh mio Dio ragazzi, sto addormentato proprio, non ho dormito tutta la notte, non posso continuare così. Niente, senza che ce ne importi nulla, siamo arrivati velocemente qui, abbiamo fatto una sgommata della Madonna che proprio Diesel e Fast and Furious, levatevi, non me ne frega niente ragazzi. Scusa Ronaldo Junior, Madonna, l'ho buttato a terra, vieni Ronaldo Junior, andiamo dai tuoi amici. Ragazzi, a quanto pare gli amici di Ronaldo Junior sono qui e dobbiamo cercare di risolvere questa cosa. Ragazzi, come che si chiamano? Albert, me lo ricordo, vabbè, Albert. Ragazzi, sentite, io e Ronaldo Junior abbiamo fatto un casino, abbiamo fatto la cosa di Momo, dovete aiutarci. Che diavolo dobbiamo fare a questo punto? Dice che non si può fare più niente, infatti continua a fare con le mani così, dicendo che non si può fare niente. E anche l'amico nero di Ronaldo Junior, ragazzi, non ci sta cagando proprio. Albert dice che forse c'è una soluzione. Dimmi la soluzione! Oh, scusa, dimmi la soluzione! Cosa dobbiamo fare? Te lo dico nell'orecchio. Ehi, Albert, cosa dobbiamo fare? Dice che non c'è bisogno di fare queste scenate perché ci aiuta comunque. Ok, va bene, scusa. Volevo fare tipo più tardi. Oh, lo smetti di buttare le persone a terra. Chiedere di aiutarci. I nostri amici sembrano che siano imbambolati totalmente. Ragazzi, ma ci siete? Ma che sta succedendo? Ora, non so, dovremmo trovare una soluzione a questo problema, ragazzi. Anche perché non possiamo di certo continuare così. Papà? Papà? Girati, abbiamo un problema. Papà? Papà? Cristiano Ronaldo, miseria, ti vuoi girare? Abbiamo un problema molto grave. Papà, girati. Ronaldo Junior, ti ho detto mille volte di non interrompermi quando sto parlando. Porcaccia di una... Oh. E allora sei tu, La vogliamo finire? La vogliamo finire? Ok, facciamo così, ragazzi, aiuta. Oddio, Ronaldo Junior, li vedi anche tu? Oddio santo, che diavolo sta succedendo? Oh mio Dio, ma che ca... Volete che vi affronti tutti? Volete che vi affronti tutti? Volete che vi affronti tutti? Ronaldo Junior, aiutami! No, in realtà non c'è niente da aiutare! Quanti sono? Quanti sono, ragazzi? Da dove sbucano? Cosa volete da noi? Andate via! Che cacchio è sta risata? Oddio, Ronaldo Junior, penso che siamo maledetti più del diavolo in questo momento. Penso che dovremmo ammazzarci. E invece no ragazzi, perché è proprio questo che Momo vuole. Quindi li affronterò uno ad uno, se fosse necessario. Tu muori, tu crepi, tu muori, tu crepi. Ronaldo Junior, aiutami, perché questi si rialzano quando li butto a terra. Si rialzano, incredibile. Come diavolo siamo arrivati a casa? Ehi Giorgina, ci sei? Oh mio Dio ragazzi, che diavolo sta succedendo? Eravamo lì. Oddio, ma... Che la mente di Ronaldo, Ronaldo Junior dov'è? Vabbè. Ehi Giorgina, amore, sei tu? Sparita Giorgina. Ragazzi, sparita Giorgina. Non ci credo. Ma che diavolo sta succedendo in questo? Basta con sto Momo! Basta! Basta! Ammazzalo, crepalo, distruggilo, basta! Avete rotto le scatole con sto Momo. Muori e crepa e basta! Ancora ti alzi! Morte! Mi ammazzo, non ce la faccio più! Basta! Ma che succede? Rivivo lo stesso giorno di sempre. Basta! Di nuovo mi muovo nel letto. Via! Alzati, fattene! Via, 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 via. Oddio, sono caduto. Esci di qua. Ah, ai.
Aia, sono pure caduto. Ragazzi, porca miseria, sembra un loop dal quale non esco più. Che mi sta succedendo? Dov'è Ronaldo Junior? Non ci sto capendo niente. Aiuto, aiuto, aiuto. Basta, non ce la faccio più. Devo buttarmi, non, è impossibile vivere così. Sto impazzendo. Via. Ok ragazzi, sono seriamente preoccupato perché mentre stavamo parlando io stavo aspettando papà. Papà è svenuto letteralmente a terra. Cioè ragazzi, Cristiano Ronaldo è svenuto con gli occhi aperti. Cioè ragazzi, sembra che tutto quello che abbiamo visto fino a mo' sia una specie di ciclo loop infinito dove Ronaldo si è intrappolato, una cosa del genere. Stranamente ragazzi, non so perché, potrebbe succedere lo stesso a me. Qui il paramedico sta pregando l'altro di sbrigarsi, non so che cosa stiano aspettando. Forse un'altra ambulanza, perché qui ne è appena arrivata una. I nostri amici sono rimasti di sasso. Quindi ragazzi, attenzione, non so cosa sta succedendo. Se volete che continui e volete magari la terza parte del capitolo finale, fatemelo sapere, se no può finire benissimo qui, senza ripercussioni ovviamente sulla vita in rete da calciatore da bambino, perché questi sono episodi speciali, diciamo a parte, che non seguono la storyboard principale. Quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel mi piace al video, cosa importante, iscrivetevi al canale così non potete perdere tutti i prossimi video, e come prometto sempre, saluto gli ultimi 5 di voi su Instagram. Voglio salutare Ostrega 222, Teresa De Magistris 2129G, e Lorenzo Bagnulo 11 e Marco Vilardo. Questi ragazzi sono i bomberini che abbiamo salutato oggi, Ronaldo Junior, anche se la situazione sembra andare molto bene. Se anche voi essere salutati in tutti i prossimi video, mi raccomando, il mio Instagram lo trovate qui, basta che mi seguite, @RealAntony, quindi molto importante ragazzi, venite a seguirmi su Instagram che ci mettete veramente 2 secondi. Ragazzi, a quanto pare la situazione sembra essere abbastanza complicata, nessuno vede forse chi sta sopra l'ambulanza, chissà perché, ma a quanto pare Momo ragazzi ha consumato Cristiano Ronaldo del tutto, speriamo non Ronaldo Junior. Fatemi sapere nei commenti se volete una terza parte. Insomma, per questo video epico è tutto, grazie ancora a tutti per la visione, come gozzo, e se becchiamo al prossimo video, escare!